Buongiorno amore, ben sveglia. Oggi abbiamo i pop, anche se è sabato, di solito lo fai quando? Il venerdì, ma ieri non c'era il maestro e quindi l'ha spostato oggi, vero? Ti sei appena svegliata. Senti, devi fare colazione oppure non la fai così pranzi tra poco perché poi dobbiamo andare, perché ce l'hai alle 2, eh? E io all'1:30 ho un piccolo appuntamento, va bene? Sei contenta? Ci ha scombussolati un po' però, vero? Fare i pop di sabato e non di venerdì, eh? Però vabbè, fa niente, cose che capitano. Vuoi far colazione? O vuoi aspettare e mangiare? Cosa senti? Il profumo del pane tostato? Dobbiamo andare a scegliere il tuo outfit. E sei arrivata a 12.200 iscritti, dove? Ragazzi, mi raccomando, su Instagram andate a seguirmi, mi chiamo bu.vane. Complimenti Vanessa, veramente, brava! Ovviamente il canale di Vanessa è seguito da me, perché lei è ancora un po' piccolina. Andiamo a lavarci, andiamo a preparare l'outfit, anzi, lo metti direttamente oggi, perché non andiamo a scuola, quindi andiamo direttamente a fare i pop. Tu sei già pronta? Sì? Guardate, Che cos'è? Che un bello! po' di telefono. Cos'è, amore? Un po' di Ma è telefono. bellissimo, dove l'hai trovato? Ieri all'uncinetto. Ma dai, l'avete. Comunque guarda, una puntura. Seconda puntura. Fa vedere. Terza Ma sei piena puntura. di punture, ma di Sì. zanzare. Sì. Guardate. Quel tatuaggio lì toglilo, che è bruttissimo, eh. Guardate, Sì. Ma brutto. quando è che ti hanno morso? Stanotte, mentre dormivi? O adesso? Non lo so, Ma solo a te, eh? A me no. alcuni ce li avevo già. Quando sei andata ieri in cortile a giocare, ci sono le zanzare, bisogna già proteggersi. Mamma mia, che Guarda. noia. Va bene, dai ragazzi, andiamo a prepararci perché io Così. devo fermarmi un secondo dall'estetista per fare una piccolissima Così. cosa, eh. Adesso lo ricarico e così È salgo e comodo. dopo gioco. Guarda un attimo Sì, è quando esco. comodissimo da gioca per Così. È giocare. vero, così. È vero, amore. Sì, Aspetta. verissimo. Andiamo. Dai, amore, scegli quello Borsa rosso. dov'è? La borsa è fuori. No, quello rosso no. Ah, Ma è sì. bellissimo quello rosso, dai. Va Allora. bene. Non lo so, scegli tu. No. Certo, quindi top rosso, pantalone nero e Aspetta, la faccio sua vedere. felpa. Sì, infatti, fai vedere bene perché le abbiamo lanciate sul Allora. letto. Vai, passami i pantaloni. I pantaloni? Vai. Pantaloni. Così. Sì. Magliettina corta. Toppettino. E felpa sopra se la metto. Non la vuoi mettere perché fa caldo, però la portiamo dietro. Ma che bella che è. Va bene, effettivamente fuori ci sono 25 gradi, però vediamo, dai, eh? Va Sì, bene? però. Magari c'è venticello e ti fa piacere averla invece, avere le spalle coperte. Ti lamenti sempre che ti fa male di tutto e di più. A 9 anni e mezzo sei un rottame. Perché non ti copri, Vanessina? Allora, prendi Va bene. la borsa, aspettate. La cambi. Sì, tirala fuori che cambiamo l'acqua, cambiamo tutto, dai. Cappellino. Cappellino di lana, sì. La felpina no. Tanto non la metto Ma il fa cappellino. caldo adesso con quel cappellino, bisogna comprarne uno più leggero. Però fai la coda, eh. Una bella coda alta, ok, Vane? Avete le prove, il 10 giugno è il primo Non saggio. voglio la cosa alta. Vabbè, fai la coda bassa, però fai la coda. Vuoi Sì. fare due codini? Che No. cos'hai il 10 giugno? Saggia. Il tuo primo saggio? Sei emozionata? Eh? No, ma stai tranquilla che sei bravissima. Vabbè, immagino che tu sia emozionata ed è anche giusto che sia Paura. E così. È il se tuo. sbaglio? Fa niente. Se sbagli, fai finta di niente e vai avanti, come sbagliano tantissimi professionisti. Però fanno finta di niente e procedono. C'è chi cade e fa una capriola e fa finta che fa parte del balletto, della coreografia, lo sai? Eh sì, bisogna essere astuti. Va bene, tesoro, mi vado a cambiare anch'io e così poi usciamo, va bene? E io devo andare un attimino dall'estetista, un secondo solo, ci metto 5 minuti, ok? Ok, bimbe, trattamento estetico della mamma fatto. Adesso farò vedere ai nostri iscritti cosa divento tra poco. Hai trovato scuola? Sì, meno male. Vane, sono tanto gonfia, guardami. Sono tanto rossa. Adesso dobbiamo andare ai pop e mi vergogno. No? Ho fatto i baffetti e sembra che oggi sia andata un po' meglio. Di solito divento molto rossa e piena di foruncolini. Insomma, una cosa veramente brutta da vedere. Va bene, portiamo Vanessa ai pop, ragazzi, e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, adesso stiamo aspettando Giada che arrivi perché la portiamo noi e tra poco andiamo in pop, siamo felicissima. Dai, adesso arriva Giadina che la sua mamma era un po' in ritardo e la salutiamo e andiamo. Poi Ani, amore,
Io e te andiamo a fare un paio di commissioni dopo, va bene? Andiamo a fare un po' andiamo di... Andiamo per prendere gelato. Quale gelato? Vuoi il gelato? Vuoi mangiarti un gelato nel frattempo? Va bene, sì, volentieri. Dai, bello fresco. O lo volevi anche tu? Aspettiamo te quando esci dai pop? Andiamo a mangiarci un gelato? No, non ti va? Ok, allora andiamo solo io e te, d'accordo? Ida, ciao! Ciao. Come sei tutta colorata, amore? Come stai? Bene. Contenta? Di fare i pop il sabato pomeriggio con 30 gradi? Sì. Perfetto, allora andiamo. Dai, così non facciamo tardi. Bimbe, ci siete? Sì. Siamo arrivati. Adesso tu vai e mangi uno snack perché hai tanta fame. Sì. E non ha... il mio piede, Ti sono venute le formiche al piede? Dai, Giada, tu ti cambi invece, Vanessa è già cambiata, è già pronta. E poi io e Anastasia andiamo a farci un giro. Ci sarà Tere. Ragazzi, abbiamo trovato chiuso. Speriamo che qualcuno arrivi entro le due. Penso proprio di sì. Anche perché altrimenti ci hanno tirato il bidone. Arrivando le persone, noi siamo già qua, siamo arrivati tra uno. Infatti non ci sono più. Mi sembra strano che non ci sia nessuno, ma anche di voi. Cioè, è strano che non sia arrivato ancora nessuno tranne noi. E poi non è mai chiuso. Infatti, vabbè, oggi è sabato, magari il sabato non tengono aperto e l'hanno fatto solo per recuperare la lezione. Però mi sembra strano che mancano pochi minuti alle due. Sì, risuona. Sei caldo, Vanessa? Togliti la felpa, eh. Ok, amore. Allora... abbiamo lasciato le bimbe, è arrivata anche Teresa e dopo la portiamo a casa noi, ok? Adesso dove vuoi andare? Andiamo a fare un pochino di spesa? Supermercato a fare un po' di spesa e come al solito stai comprando solo schifezze, quindi nutellina, latte e cioccolato. Allora Anastasia, ritira la nutellina perché a casa abbiamo i barattoli da un chilo. Ti ho detto, no, è meglio il latte e il cioccolato che te lo porti a scuola che è sano, ma non la nutellina, basta, eh? Dai, rimettila al suo posto. Da qui, è qui. Brava. Spesuccia fatta. Adesso però mancano 40 minuti ed esce Vanessa. No, la porta è chiusa perché c'è solo il maestro e quindi giustamente ha tenuto tutto chiuso perché non... Perché oggi è sabato e credo che sia una lezione speciale dedicata... Esatto, perché ieri non l'hanno potuta farla e quindi la stanno recuperando oggi. Quindi sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a casa al volo, ritirare la spesa e tornare a prendere Vanessina. E poi andiamo a mangiarci magari un gelato con le bimbe, ok? Quali? Con Teresa, Giada, ok? E basta. E Jessie, va bene. E tu la mamma. Sì. Ok? Siamo in ritardissimo. Siamo tornate a prendere le bimbe, ma siamo un po' in ritardo e quindi avranno già finito la lezione. Magari sono sedute su. Volta, ma se, magari si stanno ancora cambiando. Vabbè, Vanessa non aveva il cambio, però sicuramente ecco lì che ci aspettano. Siamo arrivati un attimino in ritardo. E tanto che aspettavate? No, no? Sono uscite la spogliatoia. Ah, buon, perfetto. Ma adesso avviso lo zio che vieni con me a mangiare il gelatino. Ti va? Un gelato? Dai, andiamo. Questo caldo. Sai cosa ci vorrebbe? Okay. Una bella Coca-Cola ghiacciante proprio che di quelle patatine. Hai voglia di bere Coca-Cola? Ho già detto però, ho detto cinque. Hai sete, hai voglia di... Se cammini all'indietro voli giù dalle scale e sono di qua. Ho già detto tre volte questa cosa. Perché sì. Si vede che ha voglia di Coca-Cola, di qualcosa di fresco. Ma anche un gelatino ci sta, vero? Mm-hmm. Dai. Un po' ragazze, ma quanti... C'era tipo uno con la Nutella... La mulatta, tu dici la mulatta è questo qui. Cosa c'è dentro? Nutella? E il cioccolato forse. Qua queste quattro principesse che si stanno rinfrescando. Com'è andata la lezione di pop? Bene. Baci stellari, tu sei un po'. Tutto bene? Avete ripassato? Mm-hmm. Mm? Dovevamo andare avanti, però ci siamo fermati a scrivere, quindi. Perché? No, cosa un pochino andare. Avete scritto i passi? No, abbiamo scritto alcuni passi nuovi che io sapevo già perché faccio anche i grandi. E poi abbiamo scritto il titolo delle due canzoni. Perché a casa dobbiamo ripassare una volta. Va bene, io spiero Vanessa mentre imparerà il balletto. No. Ma no, scherzo. Buono amore mio? Mm?
Cuccioline, siamo tornate a casa, bravissime, che state facendo i compiti. E tu hai iniziato le sottrazioni? Oh, che brava! Come sei ordinata, amore, brava. Tu invece fai inglese, tesoro? Mm-hmm. Eh? Ma però sei un pochino fame. Ancora, Vane? Hai mangiato il gelato? Hai mangiato le patatine? Perché non hai pranzato? Hai fatto anche attività sportiva. Comunque adesso finisci di fare inglese e poi ti preparo qualcosa, va bene? Eh? Mi piacerebbe una tazza di latte cereali. Ci sta, bello fresco, latte fresco. Va bene, dai. Ani, vai a dare i croccantini a Gasper. Poi per favore mettete in ordine che dobbiamo uscire di nuovo. Gasper, hai fame, amore? Guarda cosa ti dà Anastasio, guarda. Vieni, guarda amore, guarda. Vai. La pappa. Li devi aprire, amore. Se non li apri, guarda, da soli non escono. Guarda che buono! Grazie Anastasia! Ce la facciamo Anastasia? Oh, bravissima! Vane, te la preparo io la tazza? Che carina! Te la prepara lei, Vane, la tazza con i cereali? Oh, che carina che sei! Come sei gentile! Domani mattina anche a me? Sì, ok! Ma no, uguale a lei! Perché? Non capisco. Cosa stai dicendo? Dai, dai, veloci. Cosa fai? Merenda, cosa stai facendo tu? Dove sei? Ah, vieni, dai. No, ancora un minuto. Ok. Vane, quanto stai mangiando oggi? Tanto, però ringrazia tua sorella perché ti ha preparato il latte cereale. Pure il cioccolato. Vedi, ogni tanto un gesto d'amore tra di voi. Schifo. Dove vai? Dove va? Sanno di tacchino. Oddio, non è che sono scaduti. Vane. Vane, che c'è? Mamma, non è schifo. Amore, mi dispiace, ma non è che sono scaduti. Mamma mia. Mamma. Cosa c'è, Vane? Cosa c'è? Ti viene da vomitare? E vomita se ti viene da vomitare, vomita, che magari lo butti fuori. Mi spiace, devo controllare la scadenza. Vane? Amore? Come stai? Finito. Mi spiace, amore. Amore? Vieni, che abbiamo fatto uno scherzo. Non pensavo che stavi così male. Vuoi saperlo? Sì. Ti abbiamo messo i croccantini del gatto al posto dei cereali. Che schifo. Ma fanno un profumo buono. No, Gasper, vero? Sì. No, amore. Stai meglio? Beh, dai, sono croccantini per il gatto, non è veleno. Ma è stata lei! Mamma mia, fanno schifo però, ancora quel gusto in bocca. Di tacchino? Di tipo carne. Non vuoi uscire? Ti senti disgustata? Stiamo a casa? Va bene. Dai, vai a sdraiarti sul divano che ti passa. Se vuoi la prossima volta te li prendo al manzo. No. Come li preferisci? Al salmone? Al cioccolato. Al cioccolato per gatti? Prova a vedere se esistono.
Vabbè, ti chiedo scusa, dai, era solo uno scherzetto. Poi li assaggio anch'io, voglio Saboni sentire. Omogenizzato. Va bene, dai ragazzi, concludiamo qua questo video e aspettiamo che Vanessa si riprenda. Non è che inizia a miagolare? No.